Con questo video proverò a raccontare il viaggio più bello della mia vita, ovvero la mia settimana in Sicilia con Romolo e Atena. È stata un'avventura incredibile, una settimana piena di emozioni e cercherò quindi di riassumere in breve i ricordi più belli che mi porterò per sempre dentro. Ma partiamo dall'inizio. L'1 agosto 2020 io, Romolo e Atena siamo partiti da Catanzaro verso la Sicilia, abbiamo preso il traghetto, mangiato un mega panino che ci aveva preparato mia mamma e poi siamo quindi arrivati nella casetta che avevamo prenotato per la settimana. Arrivati nella casetta abbiamo divorato i due cannoli che ci aspettavano in frigo, offerti dai proprietari. Ma che? Te li mangi tutti e due? Ci avevo pensato, però poverina. Io so che tu vorrei quello, vero? No, metto a metà. Che buoni! E c'è da dire che la casa era super romantica, particolare e davvero davvero caratteristica, una specie di mini museo vintage. Vi lascio comunque il link nell'info box tramite cui, se vi iscriverete su Airbnb, avrete 35 euro di sconto su tutti gli alloggi. Allora amici, buonasera. Io sono in Sicilia, sono partita stamattina e siamo qui io, Romolo e Atena, tutti e tre insieme. E questo è tipo un messaggio di servizio, di non lo so, per dire che ho preso una decisione, cioè che solitamente documento i miei viaggi proprio in maniera reale, in tempo reale su Instagram, però per questo viaggio ho cambiato totalmente il mio programma di azione e quindi tanto che addirittura mi sono dimenticata il telefono in casa pomeriggio, abbiamo fatto un giro per Siracusa, sono appunto in Sicilia, a Siracusa, però ci spostiamo ogni giorno praticamente, però abbiamo la casa appunto qui vicino a Ortigia e quindi ho deciso che porto dietro solo la macchina fotografica, faccio le foto con quelle e poi alla sera quando diciamo torniamo a casa ho il tempo di caricare le foto che ho fatto nella giornata per non tenere il telefono in mano e soprattutto per non focalizzarmi troppo sulle foto e non sul resto. Abbiamo fatto una spesa di 1000 ore, quindi cuciniamo pollo alla birra stasera e poi dopo cena andiamo sull'isola. Siamo poi andati a fare la spesa e dopo una merenda con una coppa panna e cioccolato abbiamo preparato e mangiato un buonissimo pollo con i funghi e la birra. Dopodiché ci siamo preparati per andare a Ortigia, l'isola accanto a Siracusa, e lì abbiamo visto il Tempio d'Apollo, la fontana dedicata a Diana. E in Piazza Archimede, a Piazza Archimede Caffè, abbiamo assaggiato una delle granite più buone di tutto il viaggio. Secondo giorno, in assoluto il più caldo a livello di gradi, perché c'erano 38 gradi e mezzo, ma non il più faticoso, cosa che è stato invece il terzo. La prima tappa del secondo giorno è stato il parco archeologico di Siracusa, ovvero la Neapolis. Lì abbiamo potuto ammirare l'orecchio di Dionisio, che penso tutti conosciate, il teatro greco, la via dei sepolcri e la grotta di Ninfeo, dalla quale usciva praticamente la nostra salvezza, cioè l'acqua con cui io mi sono bagnata completamente perché sotto 38 gradi e mezzo capite bene che faceva davvero caldo. Abbiamo poi comprato una coca ghiacciata, siamo tornati a casetta dove ho preparato dei buonissimi agnolotti ripieni con pomodorini e funghi e dopodiché ci siamo concessi una mezz'ora di riposo. A quel punto ci siamo sciacquati un attimo e poi siamo andati nuovamente a Ortigia e qui abbiamo visitato il castello Maniace. Questo nome deriva dal comandante bizantino Giorgio Maniace e una piccola curiosità su questo posto è che su alcuni blocchi c'è ancora il nome della cava di provenienza e anche di chi li ha portati, questo perché così chi appunto li aveva portati poteva essere pagato in modo ordinato e corretto. Dopodiché ci siamo poi fermati a mangiare la granita più particolare e buona del viaggio di fronte alla fonte Aretusa e abbiamo assistito al tramonto più bello che io abbia mai visto. È stato veramente uno dei pomeriggi più magici di tutto il viaggio.
A quel punto ci siamo diretti dal Buon Gustaio, che è un ristorantino sempre a Ortigia in cui i proprietari e tutti coloro che ci lavorano ci hanno accolto e trattato con una gentilezza veramente immensa. Buon appetito, vitamina. Buon appetito! Non solo a noi, ma anche ad Atena, che ovviamente era con noi, e non solo hanno portato una ciotola con acqua fresca, ma si sono assicurati più volte che stesse bene e che fosse comoda. Io sono abituata a mangiare pesce di qualità e freschissimo perché abito a 5 passi dal mare, e lasciatemi dire che lì abbiamo mangiato veramente veramente benissimo, i primi spettacolari, per non parlare della cassatina finale, la ciliegina sulla torta. Ed eccoci qui al terzo giorno, il più caldo, assurdo, faticoso ma soddisfacente del viaggio. Ho preparato la mattina presto una pasta fredda che poi avremmo mangiato a pranzo. Oggi per pranzo un'ottima pasta fredda. E la mattina abbiamo fatto un'incredibile colazione da Voglia Matta, una pasticceria incredibilmente buona, dove abbiamo mangiato delle cose meravigliose, dove Atena anche qui è stata benissimo. Siracusa è molto pet friendly. Siamo quindi poi partiti per la riserva naturale del Cassibile, a un'oretta da Siracusa. Abbiamo affrontato un percorso sotto il sole veramente estenuante, composto da gradini ripidissimi per circa un'ora. Non so come ad Atena non si è preso un colpo di calore e non so come io non sia svenuta, scendendo dalla cima di un monte fino ad arrivare a valle, dove c'erano i laghetti, per cui è valsa veramente la pena di faticare. Anche Atenina ha apprezzato, infatti appena arrivati ci si è fiondata dentro. In questa puntata di... come la chiamiamo? Trial. Escursione estreme. Poverino. Atenina, vedremo come cibarci delle sue carni. Che dai! Poca roba. Dai. Lì è stata libera tutto il tempo e ha giocato con altri cani e persone. Addirittura abbiamo incontrato un gruppo di miei amici di Cosenza e ci siamo divertiti veramente tantissimo. Nel momento in cui siamo poi risaliti per le 6, affrontando di nuovo quel percorso assurdo, ci siamo poi affogati in una super meritata Coca-Cola e limonata fredda al bar praticamente della riserva. L'unico bar presente. A quel punto siamo tornati a casa veramente distrutti, abbiamo ordinato 2 mega hamburger e patatine e li abbiamo mangiati rigorosamente nel letto. Si conclude qui la prima parte del nostro viaggio. Nel prossimo video ne vedrete delle belle. Per ora grazie di essere arrivati fino a qui. E a presto!